Bentornati. In questo video oggi voglio parlarvi dei prodotti terminati dell'ultimo periodo. Mi sono resa conto che ho riempito questo bustone in pochissimo tempo. In realtà questa è la busta che io riempio sempre con tutti i prodotti terminati, la mia classica busta di Sephora, ma l'ho riempita in pochissimo tempo, penso neanche un paio di mesi, ecco, volendo esagerare. Allora, io vi ho già parlato, secondo me, di molti di questi prodotti, però chiaramente avendolo utilizzato, provato e testato per bene, posso dirvi con più chiarezza quello che penso al riguardo. Io partirei subito dalla skincare. Allora, come prodotti skincare ho terminato questi due detergenti viso. Partiamo da questo qui, che è un detergente della Roche-Posay, questo qui della linea Effa Clar, ed è una linea specifica. In realtà ci sono creme di questa linea qui dell'Effa Clar. Mi è piaciuto tanto. Io lo consiglio, però, a differenza di questo, della Jouer, questo qui è specifico, secondo me, per chi ha delle discomie sulla pelle o chi ha comunque delle pelli un po' problematiche, chi ha delle imperfezioni, dei rossori, dei brufoli, un po' di acne. Io glielo suggerisco. È un detergente leggermente aggressivo, o comunque rispetto a questo qui è un po' più aggressivo. Chiaramente dopo, appena lo applicate e vi lavate il viso, io personalmente mi sentivo la pelle leggermente tirare, quindi chiaramente poi andandoci ad applicare il classico siero o crema o tonico, chiaramente non avevo più quella sensazione. Però questo è uno di quei detergenti che mi crea quel problema lì di quella sensazione che sento tirare sulla pelle, mi sento un po' troppo tirare e quindi ho necessità di andare a detergere. Questo qui è uno di quei prodotti, però vi ripeto, mi è piaciuto davvero tanto e io lo consiglio soprattutto a chi ha la pelle leggermente un po' problematica. Altro detergente che mi è piaciuto e che ho terminato è questo qui della Jouer. È un detergente molto più leggero, non avete quella sensazione di pelle super tirata che necessita assolutamente di essere idratata, però sento che comunque va a pulire molto molto bene il viso. Poi questa azienda ha una politica molto bella, secondo me, oltre che avere ingredienti per l'89% naturali, e mi piace un sacco perché oltre ad essere anche non molto costosa, è molto valida secondo me. Quindi questo detergente a me è piaciuto un sacco, fa quello che chiedo io in un detergente, perché mi pulisce bene il viso, mi lascia la pelle non tirata, quindi davvero top. Altro detergente terminato è questo qui di L'Oreal. Ve ne ho parlato in uno degli ultimi video, sia dei preferiti, che ve l'ho mostrato quando ho aperto la box di Look Fantastic. È un detergente che mi è piaciuto un sacco. Questo qui è mini size, però è davvero molto 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 valido. Questo qui, ad esempio, io lo paragono, diciamo, a questo qui di Jouer, perché non ha all'interno prodotti quasi completamente naturali, questo no, almeno così mi sembra di capire, però mi piace un sacco la sensazione che mi rilascia, mi piace la mia pelle come me la ritrovo quando appunto utilizzo questo prodotto. La profumazione è bellissima, buonissima, non mi tira assolutamente la pelle. Secondo me il formato normale costa un pochettino, è un po' troppo costoso come detergente, però l'ho trovato davvero valido, cioè fa la differenza secondo me questo detergente. Ha sempre quella consistenza un po' in gel, come tutti quelli che vi ho mostrato fino ad ora. Tutti e tre hanno quella formulazione in gel che poi si trasforma in schiuma. Tra i tre, devo dire la verità, quello che più mi è piaciuto, andandolo a paragonare, anche se, ripeto, sono buoni tutti e tre secondo me, però in base alle esigenze, tra tutti e tre quello che io ricomprerei volentieri è questo qui di L'Oreal. Davvero davvero mi è piaciuto tanto. Altro prodotto skincare terminato è questo prodotto qui di Kiehl's, ed è un prodotto trattamento. È un prodotto consigliato per chi volesse ridurre le linee d'espressione, per chi vuole prevenire la fuoriuscita di linee d'espressione, di rughette. È, come dicevo, un prodotto, diciamo, trattamento. All'interno ha 12,5% di vitamina C,
e anche l'acido ialuronico. Devo dire che non ho visto grandi cose quando ho utilizzato questo prodotto, semplicemente la cosa che ho notato è un incarnato molto più sano, un colore che mi piaceva di più, più uniforme, meno macchie. Inoltre è anche sconsigliato utilizzarlo quindi quando c'è sole, quindi sconsigliatissimo esporsi al sole dopo aver applicato questo prodotto, che crea dei danni alla pelle, e quindi a parte questo non ho notato granché. È vero che io non ho chissà quali rughe, qualche lineetta di troppo sì, forse ce l'avrò, però grandi cose non le ho notate, miracoli non li ha fatti. Altro prodotto skincare terminato è questo contorno occhi della Clinique. Questo qui mi è piaciuto un sacco perché quando lo andavo ad applicare mi piaceva tanto oltre la sensazione di freschezza sotto il contorno, cioè soprattutto sulle borse, e notavo che leggermente mi andava molto a dare quella sensazione di rinfrescare il contorno occhi, è quello di cui io ho bisogno soprattutto, e quindi di conseguenza anche a stimolare un po' la circolazione, perché andando a rinfrescarle molto stimola la circolazione, quindi le borse leggermente si riducono. Chiaramente non fa miracoli, però mi è piaciuto, ecco, quindi probabilmente io potrei ricomprarlo. Altro prodotto terminato è questo tonico di Biofficina Toscana. Allora, questo qui devo dire l'ho provato ultimamente, però ho fatto difficoltà a terminarlo perché è un tonico che non mi ha fatto sinceramente impazzire. Sapete che Biofficina Toscana non testa sugli animali, è un prodotto cruelty free, vegan, sapete tutto penso, però devo dire non mi ha fatto impazzire questo tonico, non ho visto grandi benefici quando ho iniziato ad utilizzarlo, grandi cose, quindi sinceramente nulla di che, ecco, non lo ricomprerei probabilmente. Altri prodotti skincare terminati sono le maschere viso in tessuto. Allora, queste maschere mi piacciono un sacco, voi sapete che le utilizzo tante, le termino in un niente, le adoro. Allora, queste qui della Olika Olika, che le ho prese da Look Fantastic, mi è piaciute tanto, oltre a costare davvero poco, forse un paio d'euro massimo, le trovo davvero valide. Questa qui in particolare mi è piaciuta tanto perché l'ho trovata molto molto idratante e mi è piaciuta. Questa qui invece mi è piaciuta soprattutto per la profumazione, le rose, che voi sapete io adoro. Invece questa maschera che ho comprato da Amsterdam della marca N Skin, questa qui ad esempio l'ho trovata davvero validissima. È un 4 in 1, dovrebbe illuminare, levigare soprattutto, con 6 tipi di parabeni, pigmenti, fragranze, insomma, particolare lei, però mi è piaciuta perché davvero ho notato una luminosità in più quando ho utilizzato questa maschera, una pelle molto molto liscia, levigata, bella, ecco, quindi questa qui mi è piaciuta. Non conoscevo questa azienda qui, N Skin, però insomma la trovo molto molto valida, questa maschera mi è piaciuta tantissimo. Altro prodotto è anche questo patch per occhi, è della Vita Mask. Questo qui ad esempio l'ho provato ultimamente, mi è piaciuto anche lui perché mi ha donato quella lucentezza al contorno occhi che mi piace. Le occhiaie sono rimaste le stesse, o meglio non le occhiaie, le borse sono rimaste le stesse, però una leggera luminosità in più io l'ho notata, quindi questa cosa mi è piaciuta. Ultimo prodotto terminato di skincare è questo prodotto di Olen Riksen ed è il siero, la vitamina C. Allora, ve ne ho parlato tanto, vi ho fatto una testa così, secondo me, di questi prodotti della Olen Riksen, tra lui, il contorno occhi, la crema, tutto ormai. Questo qui mi piace un sacco, mi piace tantissimo perché secondo me mi dona quella lucentezza in più, dà quella cosa in più che io noto quando utilizzo questo prodotto, una lucentezza in più, mi va a togliere quei rossori, dona all'incarnato un colorito sano, uniforme soprattutto, quindi mi piace un sacco. Questo alla fine è quello che dovrebbe fare appunto la vitamina C. All'interno anche collagene, oltre alla vitamina C, termina però
subito, termina in pochissimo tempo. Io di solito prendo sempre la versione in mini size perché poi compro associato anche il contorno occhi. Adesso ho altri sieri da utilizzare, da terminare, da provare, però questo qui è uno di quei sieri che a me è piaciuto davvero tanto e che probabilmente ricomprerei in futuro. I prodotti make-up sono molto molto meno rispetto ai prodotti skincare, perché io i prodotti skincare li mangio quasi, li termino in un batter d'occhio, davvero riempio un bustone in pochissimo tempo e non so perché. I prodotti make-up un po' meno. Tra i prodotti make-up, tra i terminati c'è questo fondotinta che io ho amato tantissimo, è uno tra i miei fondotinta preferiti di sempre in assoluto, ed è questo qui di Diego Dalla Palma, fa parte della linea Nudissimi ed è un fondotinta che mi piace tantissimo, oltre ad essere molto leggero, a dare quella sensazione di pelle quasi senza trucco. È molto leggero, copre molto bene, non va nelle pieghe, non è pesante, l'ho trovato davvero molto 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 valido questo fondotinta di Diego Dalla Palma, di questa linea. Voglio provare anche i nuovi fondotinta di Diego Dalla Palma, sempre di questo concetto qui, molto leggero, molto nudo, molto, molto naturale. Quello lì, tra l'altro, il nuovo, penso sia effetto illuminante, effetto glow, quindi questa cosa mi interessa particolarmente. Questo qui, ad esempio, non è, ha un effetto opaco ma non troppo, diciamo come i fondotinta che piacciono a me ultimamente, quindi che non avete chiaramente la pelle lucida ma opaca al punto giusto, ma con una certa lucentezza. Davvero, questo fondotinta mi è piaciuto tantissimo. Altro fondotinta terminato che però non mi ha fatto impazzire è questo qui di Fenty, ed è il Pro Filter, tra l'altro famosissimo. Devo dirvi, non mi è piaciuto tantissimo. Io ho provato la colorazione 185. Come sapete, Fenty ha una vastissima gamma di colorazioni, immensa. Quindi anche trovare la colorazione giusta, se volete comprare online, è quasi impossibile. Io infatti l'ho presa dallo store, però la cosa che non mi è piaciuta è che, oltre ad andarmi un sacco nelle pieghe, se avete la pelle secca non va assolutamente bene, se avete la pelle mista grassa potrebbe andare bene. Io sono molto a zone, quindi nella zona del contorno occhi sono un po' più secca, nella zona T sono un po' più grassa, una pelle mista, e secondo me anche per chi ha la pelle mista non va benissimo, almeno io ho avuto questa sensazione, molto molto secco secondo me, dopo tante ore. Tende ad andare molto 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 nelle pieghette, a meno che non idratate tantissimo la base, quindi non usate delle creme molto molto idratanti, potrebbe andare bene, però io non lo ricomprerei. Io personalmente. Ultimo terminato di questi terminati è il mascara di Too Faced, il famosissimo Better Than Sex. È un mascara strafamoso, penso che lo conosciate in moltissime. È un prodotto che mi piace, mi è piaciuto, mi piace molto, che crea quelle ciglia molto voluminose, molto lunghe, anche molto incurvate, soprattutto molto voluminose. Devo dire la verità, paragonandolo al Damen Girl, preferisco molto di più il Damen Girl, perché Damen Girl ha proprio quelle ciglia, ti crea quelle ciglia proprio wow, non appiccicatrice però voluminose, piene, lunghe, incurvate. Mi piace molto molto di più, cioè mi piace di più. Se dovessi scegliere tra lui e il Damen Girl, probabilmente comprerei quello lì, però prima il Damen Girl non esisteva, infatti è uscito da poco. Il Better Than Sex comunque resta sempre un validissimo mascara che mi è piaciuto, ecco, che mi ha dato comunque grandi soddisfazioni. Questi erano i miei prodotti terminati del periodo. Spero di avervi dato qualche consiglio in più, qualche dritta per dei futuri acquisti. Prima di lasciarvi, però, devo assolutamente salutare e mandare un bacio e un abbraccio enorme alla mia super nipotina Eva, che adoro follemente. Con lei, tra l'altro, ci divertiamo un sacco a sperimentare, a truccarci, ci divertiamo davvero tanto. Le mando un super bacio enorme. Ciao Eva. E nulla, io vi mando un bacio grande anche a voi. Ci vediamo presto e ciao.